Buonasera ragazzi, stasera finale di Coppa Italia. Se la partita andrà come tutti noi napoletani vorremmo, vi farò vedere qualcosina dopo, un pochino di bordello lo faremo sicuramente. Do anche un pronostico, un bel 1-1 e poi si vedrà. Speriamo bene, speriamo veramente bene dopo quest'annata dove il Napoli è andato veramente malissimo e il coronavirus farebbe veramente tanto piacere alla città e a me soprattutto. Ah, per il Black Lives Matter. Vittoria, vittoria. Vai ciucciano. Perché? Sei scordato. Mini il giocatore che può decidere questa Coppa Italia. Adesso le faccio. Dai, 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 sì. Vai, Mattia! Ragazzi, si va a Mergellina! Mamma mia! Guardate qua! Guardate qua! Ma che leo! Ragazzi! Vai contro Balsamo! Pazzi! Pazzi sul marciapiede! Pazzi! Pazzi ragazzi! Pazzi! Pazzi! Vai. Ok, non imitiamoli. Andiamo piano. Ci vanno un gollo proprio. Che sta accadendo là? No, però non si cammina più. Possiamo tornare da qualche parte e a posto. C'è il panico, ragazzi, il panico. Il panico. Non si cammina più. Il panico. E questo è il panico più totale. Questo è quando il Napoli vince contro la Juve in finale di Coppa Italia. Il panico, indescrivibile. This is Naples, per chi non la conosce. This is. Madonna, mio cielo. Sconvolgente. Andiamo verso Piazza Vittoria. Vittoria!
Vogliamo attraversare, è un piccolo problema. Castel dell'Ovo, ragazzi, Castel dell'Ovo. Vai, sì, vendiamo le bandierine, vai, vai. Se dico Juve cosa dici? Concime organiche. Che si è messi conetti, guarda la sola macchina. Una serata un po' sfogo. Secondo me stiamo esultando così tanto proprio dopo il coronavirus. Pure. Ok ragazzi, stiamo arrivando a Piazza Vittoria, che è uno dei fulcri principali di solito quando si vince in questa zona, sono poche putello. E infatti c'è un bel po' di gente. Eccoli là. Mattia le prese con la bandiera. Chi non salta Juve tiro, chi non salta Juve tiro, La dolce segnalazione, va! Di ragazzi! 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 Le riprese sono state fatte dopo il decreto del DPCM. E siamo ancora qua! Abbiamo un sogno nel cuore! Napoli torna campione! Oh, nel mio cuore, Napoli! Alale, Napoli! Cattivone. Mi dissociamo. Chi non salta Juve tiro, ancora! Chi non salta Juve tiro,
Quanto piazza! Questa sopra la macchina prima, stava. Non si ammazza quello! Questa è la via Caracciolo, che è una delle vie più importanti di Napoli ed è completamente bloccata. La gente per camminare, per passare con i motorini o anche con le macchine, va sul marciapiede. Ecco, tutto a posto. Tutto bene? Qua Flamma era preoccupato, ok. Grandi ragazzi! Allora, io vorrei capire questa situazione, come la risolvo? Ma ce lo chiedo. Come ne uscite? Bene, ragazzi, qualcuno le bene? Cannavaro e Maggio ritornano sul lungomare. La gente qua ha abbandonato le auto in mezzo alla strada. Forse è fine della festa? E beh, io penso proprio che questa notte a cavallo fra il 17 e il 18 giugno la ricorderemo per un bel po' di tempo. Simbolo sicuramente di rinascita da questo periodo bruttissimo che abbiamo passato. L'aspetto più bello è proprio la spontaneità, perché nessuno ha organizzato nulla. La gente è scesa perché voleva festeggiare. E vi chiedo di non fare i polletti sotto ai commenti. L'assembramento lo si fa perennemente in tutte le città italiane. Basta considerare il sabato sera, che scendiamo con gli amici, con la comitiva, con la fidanzata. Ci assembriamo, ragazzi, anche se non ve ne rendete conto, si crea casino, quindi è la stessa medesima cosa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto vi prometto che il prossimo sarà sicuramente più bello. E niente, ci salutiamo, ma io vi stringo la mano e al prossimo video.